c'era l'invito che avete ricordo, dovevo venire a maggio, poi c'è stato un imprevisto, però è stato posticipato giusto di un mese. Pochi saluti dei fratelli e delle sorelle della Chiesa di Montanellato, che sapevano già di venire a dire di voi, e sono tutti chiaramente nel Signore. Ed è bello proprio quando abbiamo modo, come abbiamo fatto questa mattina e come vogliamo continuare esattamente a fare, adorare colui che ci ha veramente amato, che abbiamo portato ieri con i giovani, colui che ci ha talmente amato da donare tutto se stesso. Ecco perché l'argomento che desidero portare alla vostra attenzione riguarda le nostre responsabilità, proprio in virtù di colui che ci ama. Se il Signore ci ha salvato per la sua grazia, è per uno scopo, è per un obiettivo. Egli ci ha salvato, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Efesini, affinché noi pratichiamo quelle opere che Dio ci ha preparato. Noi siamo stati salvati per servire, non siamo stati salvati per nulla, per oziare su questa terra, ma siamo stati salvati per essere testimoni di Cristo. Infatti, se io vi chiedessi, questa è la nostra patria? Questa è la nostra dimora definitiva, quella che vediamo qua? No. Perché allora il Signore ci lascia qui? Perché non ci viene subito a me? Ed è il nostro desiderio, vero? Che oggi sia il beato giorno nel quale il Signore Gesù torna per prendere la Chiesa. Però ci lascia ancora qui. Perché siamo testimoni. Siamo testimoni di Cristo. E anche se questa non è la nostra, il Signore ci lascia qui, in modo tale che noi proclamiamo le virtù di colui che ci ha cominciato. Ma perché noi svolgiamo questo servizio, abbiamo bisogno di essere svegli. Ecco perché abbiamo iniziato ieri questo argomento che desidero portare a voi, sui risvegli spirituali. Tante volte, io credo, voi avete avuto occasione di riflettere su questo argomento, ma il brano che il Signore ha posto alla mia attenzione, che voglio porre anche alla vostra attenzione, è un brano che abbiamo nella lettera ai Romani, dove ci viene parlato di risveglio sotto un certo punto di vista. Ci viene parlato di risveglio con un percorso che l'Apostolo Paolo vuole mettere sulla nostra attenzione. Già abbiamo visto i versetti iniziali ieri e vogliamo proseguire in questo senso. Romani 13, versetti 8 fino al versetto 14. Romani capitolo 13, versetti 8 a 14. Dice Paolo: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Ecco, ieri ci siamo fermati qua al versetto 10. Paolo, nel parlarci di risveglio, ci parla dell'amore. Ci parla del fatto che amare secondo Dio significa adempiere la legge, significa mettere in pratica quella che è la volontà di Dio. Ma attenzione, noi stiamo parlando di non dell'amore che ci insegna il sistema mondo, perché anche Satana insegna una certa sorta di amore, che non è amore, però lui ce la fa vedere come fare. È Dio che ci insegna qual è il reale, il vero significato di amore. Ad esempio, dicevamo ieri appunto che per il mondo l'amore vuol dire essere buonisti, vuol dire far passare tutto, vuol dire non dire nulla al nostro prossimo circa quei comportamenti che disonorano il Signore, anche nell'ambito fraterno.
mette sui cieli. Sapete che si mette in mente questo pensiero? Perché noi facciamo parte di una famiglia, non siamo isole separate l'una dall'altra, facciamo parte di una famiglia. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Paolo, quando rivolge le sue esortazioni, dice anche: esortatevi a vicenda, non soltanto, ma anche riprendetevi a vicenda, quando questo chiaramente è necessario. Ebbene, queste sono le premesse per arrivare ai versetti 11 a 14, dove ci viene parlato ovviamente del rispetto. Allora, che cosa ci dice Paolo in questi versetti, che sono quelli su cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione questa mattina? E questo dobbiamo fare. Vedete che le due sezioni non sono separate, ecco perché ho voluto leggere e vedere ieri anche i versetti precedenti, perché c'è un discorso che fa di Paolo. Molto spesso noi prendiamo i versetti 11 a 14 come se i versetti di più precedenza non ci riguardassero o non riguardassero i cristiani. Invece no. L'amore è il fondamento principe per cui ci può essere quel risveglio spirituale che il Signore ci chiama a manifestare. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza fotovie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Questo è l'argomento principale. L'Apostolo Paolo ci dice che questo dobbiamo fare, non si tratta di un'opzione, non si tratta di una scelta che possiamo o non possiamo, si tratta di un uomo, si tratta di un vivo, si tratta di un comando che ci deriva dal Signore attraverso. Questo noi dobbiamo fare. Che cosa? Svegliarci. Proprio recentemente è venuta a trovarci una parente, una sorella, di una nostra sorella nella nostra chiesa locale, e lei vive in America, viene negli Stati Uniti, in California, e ho chiesto a questa nostra sorella americana come vanno le chiese in America, perché noi guardiamo ovviamente l'Italia, non sappiamo che cosa succede al di là dell'oceano. La sua risposta è stata assuefazione. Oh, anche lì abbiamo risposto assuefazione. Ci si sta perdendo, ci sta perdendo lo zero. E anche se il Signore Gesù questo ce l'ha preannunciato, quando egli nel suo sermone profetico, vi ricordate, dice: l'amore si accadrà. È un segno degli ultimi tempi. Non possiamo fermare questo, perché è un segno degli ultimi tempi. Ma per quanto ci riguarda, a livello personale, a livello ecclesiale, io non voglio far parte di coloro il cui amore si sta raffreddando. Anche se ci saranno di questi, e la maggioranza sarà così, ma non voglio far parte di questa categoria, non voglio far parte di coloro verso i quali il Signore Gesù dirà: cattivo servitore, cattivo servitore, non mi è servito come in realtà io dovevo essere servito. E giungerà per tempo di tanto che saremo giudicati dal Signore Gesù in persona. Sarà lui che incontreremo, non incontreremo l'arcangelo Michele, non incontreremo un cherubino, un'autorità angelica, l'imperatore celeste dovremo incontrare, che ci darà o non ci darà. La salvezza è inevitabile, la ricompensa c'è da ricarsi. Necessità, la sua, vedete, nel libro dei Proverbi viene parlato, ci sono diverse categorie di persone che gli autori sacri prendono come esempio.
parla del marito, della moglie, dei figli, dei padri, dei genitori, del ricco, del povero e del figo. In Proverbi capitolo 6 e versetto 9 dice l'autore Salmo, che in questo caso è Salomone, sappiamo che dice che il Proverbi è diverso. Proverbi 6 e versetto 9: fino a quando, figo, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Essere apatici spiritualmente significa essere anche pigri o non avere quella voglia, quella determinazione di servire il Signore. Qui non si sta parlando, perché ad esempio per il mondo chi non è pigro? Si dà da fare dal punto di vista materiale, chi lavora, ci sono persone che hanno il loro lavoro secolare, poi tornano a casa e rivoluzionano magari la loro casa, e ci sono anche dei credenti che sono così, che pensano a questa tipologia di lavoro, ma non è il lavoro che intende il Signore qua. Il lavoro che il Signore intende è un lavoro spirituale. Facciamo un esempio: se un credente dedica tutto il suo tempo per il suo lavoro secolare, per la sua casa, per mettere a posto il giardino, per una cosa, per un'altra, ma non evangelizza mai, è il Signore, è un pigro questo, è un pigro spirituale, è un credente amato che ha la sua, il suo occhio e la sua attenzione solo su cose che passeranno. Tutto dovremmo lasciare qua, tutto, non possiamo portarci un briciolo di polvere in questa terra, dice. Che cosa dice l'Apostolo Paolo? Carne e sangue non possono ereditare il mondo. Tutto dovremmo lasciare. Ma che cos'è che rimarrà per sé in eterno? Quei frutti che abbiamo prodotto per la gloria di Dio. Ad esempio, se un'anima si converte mediante una nostra testimonianza, il frutto eterno, e chi lo può togliere quel frutto? Quella persona convertita sarà veramente nel cielo. Troveremo nel cielo quelle ricompense che il Signore ci darà, troveremo nel cielo quei ruoli, quelle responsabilità. Non possiamo entrare nel dettaglio perché la Bibbia non parla nello specifico, ma ci saranno ruoli e responsabilità che Dio ci darà nell'eternità, perché serviremo il Signore per sempre. Ma di questo il Signore terrà conto, di quanto noi possiamo fare, di quanto noi ci siamo comportati da credenti con gli occhi ben aperti, esti, svegli per il servizio per lui. Leggiamo insieme un brano che abbiamo nel libro di Giosuè, capitolo 23 e versetto 11. Giosuè 23, versetto 11. Parole che Giosuè rivolge al popolo di Israele. Pensate, un popolo che da lì a poco si sarebbe sviato, si sarebbe corrotto, dico dei giudici di un popolo, si parla di questo. E sta parlando un uomo che oramai ha terminato il suo servizio sulla terra. Ormai stava volgendo la fine, ma dice Giosuè 23:11: vegliate dunque attentamente su voi stessi per amare il Signore vostro Dio. Che cosa significa vegliare su voi stessi per amare Dio? Amare il Signore non si improvvisa, non è una sorta di improvvisazione. Come io sono convinto che voi siete venuti qui questa mattina non allo sbaraglio, ma vi siete preparati, quindi, ma non soltanto stamattina, ma anche nei giorni di oggi. Amare Dio implica un impegno su noi stessi, su ciò che alberga nella nostra mente e nel nostro cuore. Giosuè rivolge una chiara raccomandazione a Israele, che è la stessa raccomandazione che troviamo da parte degli apostoli.
quando gli apostoli ci dicono, a distanza di 2000 anni, vegliate, state svegli, vegliate su voi stessi. Vi è la necessità di una vigilanza spirituale attiva al fine di amare costantemente il Signore. Amare Dio non è semplicemente dire tutti gli altri. Quante volte lo esprimiamo nei canti, quante volte lo esprimiamo questo nelle preghiere. Ma amare Dio significa vivere. Significa osservare i suoi comandamenti. Questo dice il Signore Gesù. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Non dice soltanto ti amo. No, lo dimostra. Che pensate voi che un figlio che continua ad andare dal padre e dalla madre e dice oh quanto vi voglio bene, oh quanto vi amo, poi i genitori danno un ordine e questo figlio non ubbidisce mai, ma ci fosse una volta che ubbidisce, voi direte che questo figlio vuole bene i genitori? No, non lo dimostra. E quel figlio che magari invece con le parole è un po' più povero, che non dice sempre ai genitori di tutto bene, magari dai il bacino, anche se ai genitori fa piacere, però non ci danno dei bacini. A me, io ho una figlia di 6 anni, mi fa molto piacere quando mia figlia mi abbraccia, così. Ma se io a mia figlia gli dico di fare una cosa ma non la fa, preferisco che mi obbedisca piuttosto che mi dia il bacino. Non so se riesco a farmi capire. Il Signore vuole questo. Il Signore certo che prende il piacere quando i suoi figli dicono ti voglio bene, ti amo, ma queste parole devono essere accompagnate dai fatti, da una dimostrazione viva di amore per lui. L'apostolo Pietro nella sua prima epistola, nella sua prima lettera, dichiara siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone fuggente cercando chi possa divorare. Resistetevi stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Allora, le tentazioni di Satana sono qualcosa di universale, cioè ogni credente viene tentato da Dio. Lo dice qui l'apostolo Pietro. Dovete vegliare, siete chiamati a vegliare, perché anche i vostri fratelli passano per la vostra stessa situazione. E tra l'altro, la situazione nella quale viveva la Chiesa in questo tempo era di persecuzione, era di sofferenza. Non avevano loro la possibilità che abbiamo noi questa mattina di incontrarci liberamente per un cammino. 2000 anni fa non era così. Ai tempi dell'imperatore che c'era a quei tempi. Quindi la vigilanza spirituale, la sobrietà spirituale ci aiuteranno a schivare, a evitare quegli attacchi che il maligno costantemente ci metterà davanti. Anche stamattina Satana ci ha messo davanti delle trappole. Magari che risolvo per te, un ostacolo da superare per venire qui. Non vi è mai capitato che la domenica mattina arriva, può arrivare un contrattempo. Ma nel corso della settimana mi voglio impegnare per leggere la Bibbia, ci sono dei credenti che non ci riesco mai. Come non si riesce? Una cosa, l'altra. Il tempo di preghiera, avere il tempo di preghiera personale per il Signore, trappola. Andare a evangelizzare un'anima perduta, trappola. Il Satana ci vuole delle trappole. Che possono anche essere pensieri sbagliati, che medici nella porta della nostra. Vedete, la mente umana è il campo di battaglia preferito da Satana. Perché quando noi rimaniamo da soli, il rischio che la mente parta e non riusciamo più a prenderla è molto grande. E Satana lo può fare un giorno. Quando un credente è addormentato. Vedete, il leone, quando va a cercare la sua preda, non è superficiale questo, va a scegliere proprio la preda e è qualcosa di impressionante. Avete visto il documentario, vedo sul leone, è una cosa incredibile. Il primo attacco è quello buono, va a scegliere la preda giusta. Così è Satana ha buon gioco dei credenti addormentati, cioè, da un punto di vista spirituale,
che sono apatici nel servizio. A quei credenti dici magari di anche semplicemente distribuire le opuscoli delle cassette postali e dicono: non ho tempo di andare a evangelizzare le parti, non ho tempo di essere sempre frequenti negli incontri, non ho tempo. Ecco l'apatia spirituale. Quindi non c'è stato così. È una cosa che purtroppo oggi è simile. Non mi stupisco di questo, ma mi affresco. E siamo chiamati ad arrestarci quando questo accade. Quando succede questo, che cosa è successo? Che Satana ha divorato questa cosa. Attenzione, non sto dicendo che ha perso la salvezza, ma cosa ha fatto Satana? Ha rovinato la sua vita spirituale. Lo ha reso inoffensivo da un punto di vista spirituale. Quando invece Satana deve affrontare un credente che è desto, che è sveglio, che prega, che studia la parola, che insieme alla Chiesa serve il Signore, Satana cosa dice l'Apostolo Pietro? Resistete. E quando voi farete così, cosa farà Satana? Esattamente quello che ha fatto con Gesù alla fine della triplice tentazione. Niente Satana può fare su un credente, con un credente, che ha ancorato la parola, che ha ancorato il Signore, ma molto può fare un figliolo di Dio che è apatico. E l'Apostolo Paolo ci incoraggia in questo, cioè nell'essere svegli, perché ci dice che la salvezza ci è più vicina di quanto noi crediamo. Qui non significa che io devo fare ancora qualcosa per garantire la mia salvezza, ma qui si parla di salvezza a 360. Si parla di salvezza da quelle che sono le macchinazioni del maligno, da quelle che sono le tentazioni del mondo, da quelle che sono gli attacchi che anche i clienti, cioè coloro che non conoscono il Signore, si rivolgono nell'ambito lavorativo, nell'ambito anche delle nostre conoscenze. E allora l'Apostolo Paolo ci dice che da quando voi vi siete convertiti è passato del tempo e quindi si è avvicinato il giorno che ancora oggi deve venire. Quando il Signore Gesù tornerà, si salverà da tutto questo sistema. Già ci ha salvati spiritualmente, ma ci salverà da tutto quello che questo mondo è malvagità, contaminazione, corruzione. Nulla di buono possiamo trovare in questo sistema. Niente di buono. Perché l'Apostolo Giovanni ci ricorda che tutto il mondo giace sotto il potere del mondo. Possiamo trovare qualcosa di buono in Satana? Non penso. Né tanto meno. E il rischio, purtroppo, che i nostri occhi, invece di guardare a Dio, guardano ancora questo mondo, c'è ancora. Ecco perché gli apostoli ci dicono: stai sveglio, veglia. Perché il rischio c'è che guardando questo mondo tu ti assuevi, ti adotti. E poi fino ad arrivare a un punto che c'è una spirale di non ritorno dove qualunque cosa viene detta e qualunque cosa viene detta nella parola ormai quel cuore è sopravvissuto. Ci sono delle parole, mi pare un ricordo, se ne è qui nei Salmi, dove è scritto: se le fondamenta sono rovinate, cosa può fare? Cosa significa? Che se io parlo a un credente che ha una vita spirituale rovinata, dove io trovo soltanto macerie, è vero, il Signore può fare qualunque cosa, ma attenzione, il Signore non può fare nessuno. Il Signore non ci costringe mai a essere. Il Signore ci esorterà a farlo, ci riprenderà quando non lo facciamo, ma non ci obbligherà mai. Come Dio non ci ha obbligato a dire sì a Lui, così il Signore non ci costringerà a seguire. Ecco perché il premio e la ricompensa assumono un valore straordinario, perché io ho voluto servire Dio, non sono stato nessuno di noi. Ho voluto, ho desiderato servire il Signore.
L'Apostolo Paolo nelle lettere ai Filippesi dice: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno. Allora abbiamo questa sorta di collaborazione. Da una parte un figliolo di Dio maturo che desidera servire Dio, e dall'altra parte però Dio che agisce nella sua vita. Proprio adesso ho iniziato come commentario il libro degli Atti, che sono al capitolo 1, ma quanto è bello quando il Signore Gesù dice ai suoi: voi riceverete la potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E il Signore Gesù, quando avverte i suoi discepoli di quello a cui andranno incontro a motivo della testimonianza, che cosa dice? Non preoccupatevi di quello che voi potete dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà. Oh, fratelli e sorelle, lo Spirito Santo può agire laddove lo conosco, laddove trovo un percorso, una strada che è libera, dove non ci sono impedimenti, dove il cuore è predisposto già di lui a servire Dio, e lo Spirito Santo farà il resto. Ma quando lo Spirito Santo deve continuamente trovare delle barriere, delle fortezze, allora che cosa succede? Lo Spirito Santo si rattrista, fino allo spento. E quando lo Spirito Santo è spento, è la fine, si può andare. Cosa vuol dire lo Spirito Santo spento? Non ve lo siete mai chiesto? Non parla. Cioè, ma non parla! È come se non ci fosse. Quando in prima Samuele 3 voi leggete le visioni e i sogni a quei tempi onorati, sapete che nell'Antico Testamento Dio parlava attraverso questi sistemi, vero? Ora abbiamo la parola di Dio ispirata, ma a quei tempi i profeti, per trasmettere un messaggio, dovevano avere delle rivelazioni dirette da parte di Dio. E quello è un versetto che può sembrare semplicemente informativo. Non è così. Chi è il sommo sacerdote? Egli. Chi era lì? Un uomo, un servo di Dio, che non serviva, aveva cessato, era seduto là, che non faceva più niente. Ecco chi è il problema. E più noi continueremo così, più che cosa succederà? Proviamo a sostituire quelle parole, visioni, con la parola di Dio. Questo credente apre la parola, legge la parola. Chi è che ci insegna la parola? Lo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo è spento, dove vanno gli insegnamenti del Signore? Ed è una cosa veramente... Parlando dei Tessalonicesi, questa chiesa l'ho citata anche ieri sera, dice l'Apostolo Paolo a un certo punto: per aspettare dai cieli il Figlio suo che è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira. L'abbiamo riportato questo aspetto del ritorno del Signore. Ma un credente addormentato non aspetta il ritorno del Signore. Vive come se questa promessa non ci fosse. E ci ricordiamo che l'Apostolo Pietro ci insegna che c'è una parola, c'è un premio per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. Cioè che l'hanno atteso giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno. Quando voi vi svegliate, qual è il vostro primo pensiero? Signore, tornerai forse oggi? Tornerai stamattina o pomeriggio, questa sera? O devo ancora aspettare? È questo il vostro primo pensiero? Oppure la vostra vita va avanti come se il Signore non dovesse mai tornare? E quando Egli tornerà,
è tornato il Signore, come se fosse qualcosa di inaspettato. Le mie sorelle, sono benedette, e sa quanto noi torniamo, quanto noi torniamo su. Qua io vi voglio parlare in Haiti, è un esempio che faccio spesso. Se voi mariti foste in Germania, in America, la vostra moglie rimane qua in casa, sono tanti mariti che si devono spostare per lavoro, però magari le mogli rimangono sole con i figli per tanti tempi. Però vi arriva un uccellino, una voce che vi dice: ma guarda che tuo moglie non sta nella sua strada. È intenta nelle sue cose, non chiami mamma, lo dico, è intenta nelle sue cose, ma non ti sta aspettando. Voi avreste voglia di ritornare. Seconda opzione, avreste voglia di ritornare e dirci qualcosina a vostra moglie? Io sì. Ma se voi sapete che vostra moglie preda tutti i giorni affinché voi torniate, che cosa fareste con me? Non la abbracceresti forse, la abbracceresti all'infinito. La Chiesa oggi, in quale delle tre situazioni, la Chiesa di Bergamo, in quale di queste tre situazioni si trova? Siete una Chiesa che sta aspettando lo sposo, che sta aspettando il vostro promesso sposo, oppure no? Non c'è un terreno di neutralità. O lo sospetta o non lo sospetta, e di questo il Signore ne terrà diritto conto quando ci dovrà giudicare, quando dovrà valutare il nostro operato. Dice nel versetto 12, sempre di Romani 13: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Allora, un credente che è desto spiritualmente è pronto a combattere. È pronto a combattere. Vi ricordate di Uria e Tita? Di Uria era il marito di Batseba. Tita, no, mi era venuto perché di Tita era un popolo nemico. Uria, si parla poco di quest'uomo. Ma riflettiamo un attimo su Piero. A parte un marito che aveva una moglie evidentemente la cui fedeltà era molto discutibile, conoscete bene la storia, non dire che amava Dio, guardate quanto è di amare Dio, che amava i suoi figli. Ecco perché ciò che fece padre è veramente impressionante. Padre la pagò tutta, tutta quanta. Se io penso a chi Elia era uno dei soldati dei giganti, e Elia dice era disposto, per dimostrare la sua fedeltà, manda un lato per aiutare la battaglia, difficile, rifugia la battaglia. Oh, davvero, va bene, facile. Davide era veramente il suo cuore lì, era condannato, ma Elia chi è? Era un credente che voleva dimostrare la sua fedeltà al Signore e al suo re con suo di poco. La Bibbia dice poco di questo personaggio, ma quelle poche parole che ci sono sufficienti. Ebbene, noi siamo capaci di dire con Elia: Signore, mandami là quella battaglia, mandami là affinché io ti possa dimostrare quanto tu ti me, quanto io voglio e desidero servirti. L'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, leggiamo questo brano, Efesini 5, versetti 11 e 12. Visto che qui Paolo ci parla del fatto che dobbiamo gettare via le opere delle tenebre, questo vuol dire che posso purtroppo ancora indossarle. Efesini 5, 11 e 12. Non partecipate, dice Paolo, alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto
posso denunciare, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Cosa sono le armi delle tenebre? Sono quelle che indossiamo dalla nascita. Noi nasciamo con queste armi. Ed è soltanto mediante lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo, che io di queste armi me ne posso eliminarle, posso gettarle via. Ma le chiedo in pieno questo. Il Figlio di Dio, ci dice Paolo, non deve nel modo più assoluto partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, ma a denunciare tutto ciò, l'abbiamo detto anche in questa, a denunciare tutto ciò che disonora il Signore. Ecco perché abbiamo questa contrapposizione tra armi delle tenebre e armi della luce. Guardate gli scrivi, i farisei e il Signore Gesù. Gli scrivi, i farisei mostravano le armi delle tenebre e il Signore Gesù mostrava le armi della luce. Ecco perché loro davano così tanto fastidio al Signore. Perché lui faceva vedere il tenebrone, l'orrore del loro peccato. E invece di ravvedersi, di pentirsi, di buttarsi in faccia a terra, davanti a lui, lui ne va. Comportamenti possono essere sempre sconfitti, ma anche nel credente, nel momento in cui il Signore fa vedere che io sto indossando delle armi che non mi competono come credente, quali sono le due soluzioni? O io le getto via e quindi mi ravvedo, e quindi ravvedo. Ho quando parla mi incarni la parabola del tuo corpo. Avete mai sentito questa parabola? Non è per il non credente, così qualcuno passa su di là, non parla di noi, ci sono due figli, non è una persona strana, due individui di pari diritti e di pari diritti. Il Signore come si comporta nei nostri confronti? Guardate cosa fa, si comporta così. Noi siamo liberi di fare le nostre scelte. Siamo liberi di dire al nostro papà: voglio fare quello che voglio. Siamo liberi di dire: mi voglio allontanare, voglio andare via dalla casa del padre. Vedete che questo padre lo trattiene con la forza? Trattiene con la tua forza questo figlio disubbidiente, ribelle? No, gli dice: no, prendi la tua parte e dire: vai, vai, se vuoi andare. Ma questo papà è sempre vicino alla finestra, in attesa. Ma non lo va mai cercato. Questo è il figlio. Non chiedi informazioni: dov'è mio figlio? Cosa sta facendo mio figlio? In che casa si trova? Che lo voglio andare a prendere? No, no. Il padre è là in attesa che torni. Così va il Signore. Il Signore non ripeto, non ci costringerà e non ci dirà. Ma è sempre in attesa che noi ritorniamo. Allora, quali armi noi stiamo indossando? Le armi delle tenebre o le armi della luce? Ricordiamoci che Paolo ci dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato. Pertanto siamo chiamati a indossare le armi della luce. Quando parliamo delle armi della luce, viene subito in mente Efesini 6, che è l'armatura di Dio, questa armatura che Dio ha preparato per ciascuno di noi affinché possiamo contrastare il diavolo. Ma sapete che questa armatura, o una parte di questa armatura, si trova anche nel Nuovo Testamento? Seguitemi un attimo in Isaia capitolo 59, versetti 17 e 18. Gli abiti della vendetta.
si è avvolto di gelosia come in un mantello. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, in furore ai suoi avversari, e contraccando i suoi nemici, alle isole darà la loro retribuzione. Guardate, due caratteristiche che abbiamo in questo di 6 si trovano qua: l'elmo della salvezza e la corazza della giustizia. Ma qui chi è che le indossa la giustizia? Dio che indossa questa armatura, e Dio ci dice: io me la tolgo e te la do a te, perché solo questa armatura mi rende più mi ricordate di Davide quando dovette affrontare Golia? Ci sono due armature. Saul si toglie la sua, pensate, Saul era uno dei uomini, anzi l'uomo più alto del popolo, quello ci viene detto qualche capitolo precedente, superava tutti di una spanna. Pensate quanto poteva essere alto Saul, non so, 1,90, 1,95. Davide è un ragazzetto e gli dà questa armatura, e che cosa succede? Davide inizia a fare due passi e dice: sono impacciato nei movimenti, come faccio? E no, contro Golia non ci devi andare con quell'armatura, contro Golia ci devi andare con un'arma, un'armatura che gli permetteva a Davide di essere libero, e con l'arma l'armatura che il Signore ha preparato per noi è quella giusta per poter affrontare i piani del Dio. Se siamo noi che vogliamo crearci delle nostre armature, andremo sicuramente incontro al Signore. Allora, quando la parola ci dice che dobbiamo indossare le armi della luce, significa che dobbiamo indossare quell'armatura che Dio ci indica, affinché veramente possiamo affrontare i piani del nemico. Vado adesso alla conclusione e vediamo qualcosa sui primi due versetti, 13 e 14. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglio o fierezza, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Leggiamo soltanto tre brani. Prima Corinzi, capitolo 16 e versetto 13. E sono tutti e tre brani che ci parlano del comportamento e come cristiani siamo chiamati a manifestare. Prima Corinzi 16 e 13. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, mi piace questo termine, fortificate. Guardate, anche qui vegliate. Vedete come non è possibile mostrare un comportamento che piace a Dio se non siete eventi spirituali risvegliati per lui. Dobbiamo essere svegli per poter comportarci in questo modo. Ma mi piace questo termine, comportatevi virilmente. Chi è la persona? Il mondo, sappiamo che ha un concetto tutto suo, uomo virile, che non è quello che vince a braccio di ferro. L'uomo virile è colui, la donna, anche coraggiosa, virtuosa, è colui o colei che pur di rimanere fedele al Signore è disposto ad andare contro tutti. Pensate, contro tutti. Quando vengono toccati i legami dei nostri sentimenti, di caratteri difficili, sono le uomini. Pensate, ad esempio, non lo so, a un coniuge credente, un po' al coniuge che rimane un credente. Magari a un coniuge che si è convertito durante il matrimonio e deve stare con un coniuge che ha come padre Satana. Pensate ad un figlio che si converte, ad esempio, attualmente si è convertito una ragazza che frequenta da noi, ha i genitori non credenti. Pensate alle prove a cui questa nostra sorella sarà sottoposta. Oppure genitori credenti, figli non credenti, sono tutte situazioni nelle quali Satana moltiplica i suoi attacchi, moltiplica, perché Satana è senza scrupoli, ci vuole colpire laddove noi siamo credenti. E allora l'apostolo Paolo ci dice: comportatevi con coraggio. Cosa dice il Signore Gesù? E ovviamente capiamo questo.
sono al primo posto della tua vita, ma al primo posto c'è tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. Tu non sei degno di me. Tu non puoi essere mio discepolo. Vi ricordate quando quell'uomo che voleva seguire il Signore gli dice: Signore, aspetta un attimo, voglio andare a seppellire mio padre. E cosa gli risponde il Signore? Lascia che sia di morte, Paolo. Tu sei lui. Ma fratelli e sorelle, essere discepolo di Cristo è più, è ancora più di essere dei semplici credenti. Un secondo brano, Esili 4, versetti 1 a 3. E poi vediamo l'ultimo brano. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli umiliati con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della razza. Pensate, più Paolo si trovava in prigione. Efesini è una delle epistole della prigionia. E lui che si definisce il prigioniero del Signore ci esorta a comportarci conformemente a quel vincolo. La domanda è se la potenza di questo Vangelo sconvolge ancora le nostre vite, cambia le nostre vite. La nostra condotta, ci dice Paolo, deve avere delle caratteristiche, quale l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, essendo disponibili a una reciproca sopportazione. Se io vi chiedessi che cosa vuol dire sopportarsi, sapete cosa pensavo io prima? Devo sopportare i difetti dei miei fratelli e delle mie sorelle come loro devono fare nei miei confronti. Il Signore mi ha detto: no, Andrea, non è quello che intendo per sopportare. Sopportare vuol dire portare i pesi dei reciprocamente. E visto nei calcoli, portate i pesi reciprocamente gli uni gli altri. Cioè non c'entrano nulla i difetti. C'entra il fatto che se un fratello o una sorella ci confida un peso che lei ha, noi siamo chiamati non soltanto a pregare per lei, ma a contribuire affinché noi portiamo insieme a lei quel peso che l'ha ottenuto. È molto di più. Ecco perché qui Paolo ci dice: sforzatevi, impegnatevi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della potenza. Ci vuole un credito. Ci vuole un credito. È un credito che è sveglio, che è risvegliato il Signore, ha amore, passione per coloro che restano in difficoltà, soprattutto per i fratelli del suo. E l'ultimo brano, prima Timoteo 3, versetti 14 e 15. Poi c'è l'inizio. Prima Timoteo 3, 14 e 15. Paolo, ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. È probabile che Paolo abbia rivisto Timoteo per un tempo e poi mi scriverà la seconda epistola del suo testamento finale. Quanto è bello vedere il rapporto che esisteva tra Paolo e Timoteo. E Paolo rivolge questa pressante esortazione in quanto già a quei tempi non tutti i cristiani, non tutti i figlioli di Dio, stavano mostrando un comportamento santo e irreprensibile, lo dimostra la chiesa di Corinto. E allora Paolo a Timoteo dice: affinché tu possa conoscere come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa, colonna e sostegno della verità. E tutta la prima lettera di Timoteo sono indicazioni pastorali che Paolo dà al suo figlio della fede affinché possa essere di esempio per tutti noi. Allora la mia domanda è: nella chiesa di Bergamo siete tutti, non parlo quindi soltanto degli anziani della chiesa, loro sì lo devono essere, ma tutti quanti siete degli esempi?
nel parlare, nel comportamento, nella condotta, nella fede, nella coerenza. Siete degli esempi. I vostri anziani possono dire voi siete degli esempi. E voi potete dire ai vostri anziani voi siete degli esempi. Fratelli e sorelle, il tema del risveglio spirituale non ho certamente la presunzione di dire che per te è tutto, certo va molto, ma lascio a voi il compito di approfondire questo argomento. Ma più veramente, in questo mondo, il mondo possa vedere quella luce che traspare da coloro che sono i figli di luce. Noi prima eravamo figli delle ore, ma ora siamo figli di luce. La domanda è: cosa il mondo sta vedendo? Sta vedendo te o sta vedendo luce? E possa essere la seconda opzione per le persone, affinché il mondo possa avvicinarsi sempre di più